Una buona serata, edizione della notte del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con i funerali solenni che si sono svolti questo pomeriggio ad Amatrice per le 242 vittime del sisma che ha colpito il centro Italia. Presenti solo 28 bare, di cui due piccole e bianche. Ha officiato la cerimonia il vescovo di Rieti, Domenico Pompili, tutti i particolari nel servizio curato per noi da Paolo Renzetti. Quella di oggi è stata la giornata del lutto nazionale, del dolore, dell'ultimo saluto alle 245 vittime laziali di Accumoli, ma soprattutto di Amatrice, del terremoto del 24 agosto scorso, un terremoto che ha seminato morte e distruzione. Oggi le esequie con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, del Presidente della Camera Laura Boldrini, ma soprattutto la presenza dei parenti delle vittime, di tanti cittadini di Amatrice, del comprensorio, del centro in provincia di Rieti. Un dolore composto, un grande dolore quello dei parenti delle persone che hanno perso la vita nel sisma di una settimana fa. Le parole importanti del vescovo di Rieti, Domenico Pompili, hanno scosso le coscienze. Ha detto il vescovo: speriamo che questa sia una ricostruzione non della politica, ma sia una ricostruzione concreta. Bisogna ripartire. Tutti si chiedono dove è Dio. Anche noi siamo qui per dare conforto a queste popolazioni e per dire che bisogna ripartire. Non sarà facile. Al termine della cerimonia funebre abbiamo ascoltato, affranto nel suo dolore, il primo cittadino di Amatrice, Sergio Pirozzi, che andiamo ad ascoltare. Le sue parole, che sono state parole importanti: non lasciateci soli, bisogna ripartire. Sì. In questi momenti è difficile dire qualcosa, però questa testimonianza di grande affetto di tutta l'Italia è importante. No, ma è importante. Questo è un paese che nei momenti tragici ha un cuore immenso. Cioè, la sfida oggi è di fare in modo che una popolazione che è stata parzialmente sfrattata dalle sue terre prossimamente ritorni, diciamo, ad occupare il posto che aveva prima. Avete voluto celebrare questi funerali qui come era giusto che fosse? Alla logica, cioè, io a volte capisco le ragioni di sicurezza, però considerate che c'erano comunità che si doveva raccogliere intorno alla propria terra, no? Ecco, ho la sensazione che a volte questo è un paese che dove la logica diventa, diciamo, l'eccezione, no? Questa qua è la logica. Io ho ringraziato il Premier, il Presidente Zingaretti, perché grazie a loro hanno accolto le istanze delle persone, e mi auguro che sia un segnale di profonda inversione di tendenza, dove sono le istituzioni che stanno a servizio dei cittadini e noi cittadini sempre al servizio delle istituzioni. Lei ha lasciato tutto, il suo lavoro, lei era impegnato anche nello sport come allenatore di calcio, ha detto: io adesso devo pensare solo ad Amatrice e ai miei cittadini. Questo è un momento dove devo stare qui. Ci saranno momenti difficili, io ne sono consapevole, però le posso assicurare che questo è un popolo che ha avuto una grande dignità, guardate. Il sindaco non si è lamentato mai, stava come giusto in mezzo alla sua gente. E allora, insomma, no. Noi questo è un paese che ha bisogno di esempi, non il mio, ma di quello dei miei concittadini che, malgrado avessero i propri cari morti, stavano in mezzo alle macerie a cercare di salvare le persone. Ecco, questi sono gli esempi positivi. Io l'ho detto, la sfida che parte da qui è che l'Italia deve passare da un popolo straordinario nell'emergenza a saper anche, diciamo, programmare il futuro, dando dei tempi certi a una cittadinanza che soffre, che però è profondamente attaccata a questa terra. Ci sono ancora persone che mancano all'appello? Qualcosa gira ancora, sì. Anche perché questo è il periodo dove c'erano parecchie persone da fuori, era il clou del turismo, e lei capisce che non è stato facile. La Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, tutti i volontari hanno fatto un lavoro straordinario, perché fino a ieri stavano cercando ancora le persone, si scava a mano, e
E poi sono tutti luoghi cari a noi. Lì dice, lì chi ci abita, lì chi ci abita. Per cui dai, che ti dico? Io sto qui, sto sulla mia terra, io non l'abbandono perché questo per me è il posto più bello del mondo. Poi magari cioè, per altri è altro, però rappresenta la testimonianza che la gente vuole stare nella sua terra. Grazie. Rimarrà nella sua terra? Certo, dove vado? Anche la gente rimarrà nella sua terra? Ma la gente, secondo me, se non sbagliano, se chi dovrà dare delle risposte, io sono convinto che le darà in maniera giusta, ma il sindaco sta qui. Un comandante non abbandona mai la sua nave, un mister abbandona la sua squadra dopo che ha vinto, mai dopo una sconfitta, no? Per cui, io l'ho detto prima, ogni morte porta poi una nascita. È la cosa che mi sono sentito dire, perché quella mi è venuta in mente subito la prima mattina quando dissi nei momenti coincidati Amatrice non c'è più. In quel momento il sentimento, no, l'emozione che mi diceva ormai hai perso tutto, tu, tutti i tuoi cari, le generazioni, è facile andare via a far piangere Sdeo, no? Invece è giusto che noi stiamo qui, che io stia qui accanto alla mia gente, perché lo dobbiamo fare in memoria di quelle quasi 300 persone che hanno lasciato la vita qui, anche turisti. E il turista è come se fosse un concittadino mio, perché aveva scelto di stare qui, perché aveva sposato il progetto Amatrice. Lei ha detto che ha pensato subito alle nascite e ha pensato subito che per ogni morte c'è una nascita. I bambini ripartirà da qui, Amatrice? Certo. Oggi lei ha parlato della scuola, ha fatto un annuncio importante. No, noi abbiamo messo a disposizione l'aria perché noi potevamo fare quello con una rapidità importante, perché considerate che abbiamo anche un territorio che è totalmente isolato, l'avete visto, frutto non lo so di che, ma non è questo il momento. Per cui c'era da una parte l'estrema difficoltà sui collegamenti, ma dall'altra parte, grazie al mio staff e ai miei amici, stavamo già pensando come, no? Ecco, anche il giorno dopo del terremoto che è ripartita la raccolta dei rifiuti, anche se in maniera caotica, è un segnale. E a volte i segnali sono importanti, no? Come simboli. E per cui, dai, cioè non so più che dire. Sindaco, l'ultima cosa sulla cerimonia di oggi: in molti sono rimasti colpiti dalla grande dignità del dolore di queste persone, un dolore grandissimo ma vissuto con grande dignità. Ma io l'ho detto, noi siamo 8 giorni, 7 che si piange, eh? Poi sono morti doppie, triple, quadruple, perché vedi, la morte chiaramente è quando si spegne il nostro passaggio della vita. Però poi quando tu le persone le conosci, c'è una valenza doppia. Tu sai che lì c'era il fornaio, lì c'era il macellaio, e lì c'era l'autista, lì c'era il dipendente pubblico, dove tu ogni giorno in un senso di comunità ti ci incontravi, no? Per cui quando, i primi giorni ho fatto riconoscimenti, perché a volte c'erano i mucchi, vabbè lo dico, no? Per i cadaveri, non si sapeva chi erano. Tu dicevi questo è lui, questo è lui, per cui poi ero io che passava anche allo straordinario lavoro degli altri, sono stati lì che chiamavi il parente, guarda che, capite, sono tutte botte, no? Cioè, oggi il momento delle lacrime deve essere finito, ma questo è un popolo, guardate che è dignitoso, perché il popolo di montagna è dignitoso, è testardo, però è leale con chi è leale, per cui... Presenti quest'oggi ad Amatrice le massime autorità politiche nazionali, ma tanti sindaci di tanti paesi del comprensorio, tanti sindaci arrivati anche dal Lazio, ma soprattutto un sindaco, il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, che era stato presente anche alle esequie delle vittime marchigiane sabato scorso ad Ascoli Piceno, il sindaco Massimo Cialente, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle popolazioni di Amatrice e alle vittime e ai parenti delle vittime del terremoto di una settimana fa. Andiamo ad ascoltare il primo cittadino dell'Aquila. Se non ci dovessimo stare noi, chi ci dovrebbe stare? Chiaramente noi stiamo rivivendo, io quando sono arrivato qui la mattina, proprio un film già visto,
in tutte anche le sue forme, la grande generosità, quello che vuoi, però sai, aprire la mattina il COM, cominciare a preoccuparsi dove mettere le salme, tutte cose già successe, adesso ho fatto un giro, ho visto il COM, come tutte cose. Allora, il dolore oggi è terribile, il mio appello, questa è la battaglia nostra di aquilani, mai più, non può essere per un sesto grado, vediamo troppo, tanta sofferenza e tanto dolore. È un appello, prendiamo coscienza che ci costerà qualche sacrificio, ma questo paese deve diventare un paese sicuro. Io la cosa che qui non posso vedere sono le bare bianche, sono le bare dei bambini, avete visto, no? Cioè non è, noi non possiamo, quando in apertura della messa si dice riconosciamo i nostri peccati, io credo che molti di noi, un po' tutti, ma soprattutto chi ha responsabilità politica, amministrativa, se non risolve questo problema non potrà mai chiedere più perdono. Sindaco, l'ultima cosa, l'Aquila al fianco di queste popolazioni, non con le parole, con i fatti, avete messo a disposizione le strutture, le case, tutto sì, quello sì, no, che dal 2009 è all'Aquila per aiutare i terremotati. Noi abbiamo un'intera macchina, banca dati, tutto il nostro know-how, dalle macerie eccetera, senza clamori, loro sanno che chiunque serve lo sanno e via. Questa mattina è intervenuto nella nostra trasmissione Mattino 6 il presidente del Parco Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra, che ha parlato di come l'ente ha affrontato l'emergenza del sisma che ha toccato comuni rientranti all'interno del perimetro. Il parco ha messo in campo nell'immediatezza, a poche ore dal sisma, tutta la propria struttura. Naturalmente è una struttura limitata, non ha competenze dirette in materia di protezione civile, però 18 dipendenti che qui voglio ringraziare. La mattina alle 6 sono usciti con le 7 mezzi, 18 persone, 3 generatori e sono andati ad Arquata del Tronto, sono andati ad Amatrice, abbiamo adottato un campo, il campo provvisorio di Sky, e da noi è contribuito a essere gestito, oggi arriveranno le recinzioni che il parco di solito utilizza per altri scopi, l'abbiamo messo immediatamente a disposizione, abbiamo portato l'acqua. Ad Arquata del Tronto abbiamo già verificato la perfetta stabilità di un centro molto importante, il centro dei due parchi, perché il punto di collegamento unico in Europa tra due parchi, il Parco Gran Sasso Monti della Laga, e qui soprattutto i Monti della Laga sono quelli più interessati al sisma, e il Parco Nazionale dei Sibillini. Questo centro è sostanzialmente rimasto integro e la prima nostra funzione è stata quella di andare sul luogo e parlare col sindaco e metterlo a disposizione. Venerdì, con la benedizione del Vescovo di Ascoli Piceno e forse con la presenza, qui le do una notizia, del Ministro dell'Ambiente Galletti, daremo in modo concreto fattivo al sindaco di Arquata del Tronto Petrucci la struttura. E perché? Perché così verrà lì in termini sicuri implementato il comune, che purtroppo non è più operativo, e le scuole. Se modello L'Aquila vuol dire nomina di un commissario e il scontro più o meno sotterraneo e poi invece di tutta evidenza con il sindaco, allora no, non va bene quel modello. Le nostre comunità sono comunità identitarie dove i sindaci hanno non solo una presenza reale ed immediata sul territorio come è stato per L'Aquila, ma rappresentano realmente le comunità. Quello che è successo ieri ad Amatrice è la rivolta popolare rispetto ai funerali, che da un punto di vista logistico è pienamente comprensibile, si volessero spostare a Rieti perché si sapeva che forse questo pomeriggio pioverà eccetera, però quelle comunità vogliono resistere e vivere lì, e noi daremo il nostro contributo per ricostruire non solo pietra su pietra ma anima su anima, economia su economia quel territorio. Una notizia adesso: con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 è stato disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila. Per tali ragioni la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prendere atto della partecipazione alle attività emergenziali poste e da
porre in essere attraverso l'impiego della colonna mobile regionale composta da mezzi, materiali, volontari, risorse umane della protezione civile regionale. Verrà inoltre istituito il centro operativo regionale, il COR, presso la sala operativa della protezione civile della regione Abruzzo. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata assegnata all'Abruzzo la somma di 10 milioni e 90 mila euro per interventi di prevenzione del rischio sismico. L'ha reso noto il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso nel corso della seduta della Giunta. Nell'ambito del finanziamento statale la Regione individuerà la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati, dandone comunicazione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. E questa mattina il prefetto di Teramo ha tenuto una riunione operativa nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco. Obiettivo: fare il punto della situazione sull'emergenza terremoto, sui soccorsi, sulle zone terremotate e sulle criticità nella provincia. Abbiamo fatto partire le verifiche, in primis negli edifici pubblici e nelle scuole, considerata anche la data ravvicinata della riapertura delle scuole, proprio perché è importante capire a che punto siamo. Quindi stanno lavorando loro, stanno lavorando i sindaci nei comuni. All'indomani dell'apertura del centro operativo comunale e degli sgomberi che hanno riguardato una ventina di residenti della città di Teramo, dove 6 edifici sono stati dichiarati inagibili a causa del sisma, il prefetto di Teramo Patrizia ha visitato il comando dei vigili del fuoco, impegnati sin dai minuti successivi al terremoto del 24 agosto nell'assistenza e nel soccorso ai terremotati di Marche e Lazio. Solo nella giornata di oggi sono stati 305 gli interventi di verifica effettuati dai pompieri, che continuano incessantemente a lavorare anche nelle emergenze in provincia, a Valle Castellana e a Crognaleto, ad esempio, dove il sindaco ha ordinato la chiusura del paese per un pericolo di frana legata proprio all'attività del sisma. Noi abbiamo un raddoppio, quasi un raddoppio di turnazione, ma soprattutto abbiamo dei rinforzi di Pescara e di Chieti, quindi dei due comandi regionali, perché sapete che anche l'Aquila è interessata, diciamo, da alcune problematiche dovute appunto al terremoto. Ma già dalle prime ore, sapete, Teramo non solo è intervenuta nelle zone del sisma, nelle Marche in particolare, quindi ad Arquata, ma chiaramente poi, passata, diciamo, la prima ondata, abbiamo anche dovuto soddisfare le richieste della nostra provincia, che sono abbastanza numerose. Nella riunione operativa tra prefetto e vigili del fuoco è stato affrontato anche il tema caldo delle scuole, a pochi giorni dal suono della prima campanella. Nel teramano diversi edifici scolastici sono stati lesionati dal terremoto e con ogni probabilità non ci sarà il tempo necessario per le riparazioni prima del ritorno sui banchi degli studenti. Qualche cosina ovviamente è stato riscontrato e ad oggi non sappiamo se effettivamente poi qualche comune o in particolare la provincia potrà garantire, diciamo, un'apertura, chiamiamola così, come da calendario, di tutte, sistematicamente, di tutte le scuole. Cambiamo adesso argomento. In molti istituti scolastici di Pescara sono state fissate le date per l'inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico. Si torna tra i banchi tra il 5 e il 12 di settembre. Andrea Costantini. Volgono al termine le vacanze estive e tra pochi giorni arriverà il momento del ritorno a scuola per gli studenti di istituti comprensivi e superiori. A Pescara e nei comuni limitrofi, nella stragrande maggioranza dei plessi, i dirigenti scolastici hanno fissato le date delle prime campanelle. Nel capoluogo buona parte degli istituti comprensivi riprenderanno le attività didattiche il prossimo 12 settembre. Le eccezioni sono l'istituto comprensivo Pescara 6, dove le aule riapriranno il 7 settembre, Pescara 1 e Pescara 10 riapriranno l'8 settembre, Pescara 7 il 9 settembre. Passando agli istituti superiori, via alle lezioni subito all'Istituto Tecnico Aterno Mantonè il 5 e il 6 di settembre. Il 7 settembre toccherà agli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Acerbo e l'Istituto Alberghiero De Cecco. Il giorno dopo, giovedì 8 settembre, sarà la volta dell'Istituto Professionale di Marzio Michetti e dell'Istituto Alessandro Volta. Per il Liceo Classico Marconi e il Liceo Scientifico Galilei si tornerà a regime lunedì 12 settembre, anche se le classi prime inizieranno le lezioni in anticipo, venerdì 9 al Marconi e tra il 5 e il 10 al Galilei.
Ancora da stabilire la data della prima campanella per il Liceo Scientifico Da Vinci e per l'Istituto Artistico Misticoni Belisario. Saranno i collegi dei docenti delle scuole nei prossimi giorni a fissarle. Meno frammentato il quadro per le scuole di Montesilvano, nelle quali la data di riferimento è giovedì 8 settembre, giorno nel quale riprenderanno le lezioni degli istituti comprensivi Delfico, Silone e Rodari e negli istituti Tecnico Alessandrini e Scientifico d'Ascanio. Il 7 settembre, prima campanella per le scuole medie del comprensivo di Villa Verrocchio. Da fissare le date nell'istituto omnicomprensivo di Città Sant'Angelo e negli istituti superiori di Penne. Un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato attualmente contro ignoti, quello aperto dalla procura di Teramo. Il PM Irene Scordamaglia sulla morte della nigeriana di 24 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella piscina della Country House, il vecchio frantoio a Martinsicuro. Un atto dovuto in vista dell'autopsia sul corpo della donna, che dovrebbe essere effettuata domani e che dovrà chiarire le cause della morte. La procura vuole infatti fugare ogni dubbio, capire se la giovane sia morta per un malore o se magari si è annegata perché non sapeva nuotare. Un plafond di 17 milioni di euro a disposizione della Regione Abruzzo per sostenere le famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate. I fondi saranno erogati nell'ambito dell'iniziativa nazionale del sostegno per l'inclusione attiva. I beneficiari sono le famiglie con ISEE inferiore a 3.000 euro e con presenza di un componente di età, minore di 18 anni, oppure presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, oppure presenza di una donna in stato di gravidanza accertato. È uno degli strumenti, perché certamente non sarà questo strumento a risolvere i gravi problemi della nostra regione, ma sarà questo strumento, insieme al piano sociale, insieme alle azioni dell'FSE, che cercheranno di dare una risposta ai poverissimi. È uno strumento di inclusione attiva, proprio perché dal 2 settembre i cittadini abruzzesi che hanno una famiglia con un reddito inferiore o pari a 3.000 euro, quindi con dei minori a carico, con dei disabili a carico o con una donna in stato di gravidanza, potranno andare nei loro comuni, non in regione, nei loro comuni, o meglio nei comuni in cui è sede l'ambito sociale, e chiedere questo strumento di inclusione attiva. Perché di inclusione attiva? Perché in cambio di un aiuto economico alle famiglie, la famiglia sarà presa in carico dagli assistenti sociali e la famiglia quindi dovrà, attraverso il capofamiglia, dovrà prendere degli impegni per uscire dal proprio stato di disagio. Daremo degli strumenti anche per far sì che questo possa avvenire, quindi saranno attivati dei tirocini nelle aziende, saranno attivati dei percorsi di sostegno psicologico, saranno indirizzati, se ci sono problemi di altro genere, saranno indirizzati nei servizi, e quindi ci sarà una verifica di questo percorso di sostegno, non economico ma di altro tipo, sulle famiglie. Polemiche e denunce a Pescara per il programma di taglio selettivo degli alberi malati da parte del comune adriatico. Gli ambientalisti contrari hanno annunciato l'accesso agli atti. Oggi ascoltiamo la risposta dell'assessore al verde del comune di Pescara, Laura Di Pietro. Assessore Di Pietro, è partito il taglio degli alberi malati nella città di Pescara. Ci sono polemiche, ieri in via Rigopiano c'è stata una manifestazione degli ambientalisti, voi però andate avanti con il cronoprogramma stabilito. Sì, so che ci sono state dei tafferugli, diciamo, fra gli ambientalisti e i residenti della zona, che vivendo con il pericolo a pochi metri dalle proprie case si rendono conto di quanto sia necessario questo intervento, un intervento che sia chiaro e sofferto per tutti, perché a noi non è che piace tagliare gli alberi ovviamente, ma di fronte ad una relazione che parla di pubblica incolumità non abbiamo altra scelta. Ricordo infatti che questa relazione fu commissionata dal comune di Pescara a un esperto, un vero esperto, non un occasionale, una persona che ha tutte le carte in regola per fare questo lavoro, e nel marzo 2015, a seguito del crollo di un enorme pino che forse oggi qualcuno definirebbe storico e monumentale, in via Regina Margherita. Questo pino crollò su una macchina che solo fortunatamente era vuota, e da lì si decise di verificare 1240 alberi ritenuti dai nostri uffici, diciamo così, pericolosi.
perché proprio sono a rischio crollo. Il dottor Rabottini ha fatto questa analisi, ce l'ha riconsegnata e in questa analisi si evince che purtroppo 100 per 120 alberi non c'è più nulla da fare, l'unica soluzione è tagliare, mentre per 400 alberi che sono malmessi è possibile attraverso delle potature agronomiche, diciamo, risistemare la situazione, e così stiamo agendo. Ricordo che per ogni albero tagliato ne saranno ripiantati due. Abbiamo fatto gli incontri con i cittadini, abbiamo parlato con il Corpo Forestale dello Stato, con la sovrintendenza, con le associazioni ambientaliste che purtroppo non hanno e non vogliono capire le nostre ragioni, ma noi pensiamo di essere nel giusto. Crediamo che la vita umana abbia un valore inestimabile e non possiamo rischiare e giocare con un albero che può essere malato e può davvero crollare da un momento all'altro. E dal comune di Pescara parte un'iniziativa di solidarietà che ha lo scopo di aiutare alcune suore di clausura della provincia di Macerata che hanno perso tutto nel crollo del loro convento. Consigliere Pignoli, si parla del terremoto, di questa tragedia del 24 agosto e anche voi volete dare il vostro contributo adottando delle suore di clausura di un monastero in provincia di Macerata che ha subito grossi danni proprio nel corso del sisma. Sono stato interpellato proprio ieri da una mamma che è dipendente comunale di una delle suore di clausura che è di Pescara, quale mi ha chiesto aiuto per la propria figlia e per le altre consorelle. Subito insieme al mio staff, che siamo circa una ventina di persone, ci siamo riunite, abbiamo già stilato un cronoprogramma delle attività che faremo per raccogliere appunto questi fabbisogni di queste suore. Voglio ricordare che queste suore di clausura vivevano nel monastero benedettino di Santa Maria delle Rose in provincia di Macerata, che dista qualche chilometro da proprio dall'epicentro Amatrice, Quadri e quelle zone lì. Vivono all'interno di un'autovettura nei pressi della loro ex abitazione per dare conforto anche ai cittadini che sono rimasti ovviamente senza la loro propria abitazione. Altre sono state catapultate presso l'abbazia di San Vincenzo a Volturno in provincia di Isernia. Lì catapultate perché ovviamente sono state messe in quell'immobile, ma non hanno nulla, non hanno frigoriferi, non hanno posate, non hanno bicchieri, non hanno da mangiare, non hanno nulla. Il 10 settembre faremo due spettacoli, uno ringraziando la cooperativa La Minerva della presidentessa Giovanna Fidaguerra, che farà un musical e il ricavato verrà appunto dato a noi per comprare eventuali cose che non rientreranno da parte dei cittadini, e nello stesso giorno presso il parco Pietro Pacca in via Colle di Mezzo ci sarà uno spettacolo pagato dal comune di Pescara all'assessorato ai grandi eventi, e ringrazio per questo l'assessore Giacomo Cuzzi. Anche lì ci sarà magia, teatro e balli di gruppo, e anche lì raccoglieremo dei doni per portare alle popolazioni bisognose. Andiamo all'Aquila adesso, perché davanti alla Basilica di Collemaggio non si svolgerà una maratona di eventi come lo scorso anno, ma un singolo concerto. Dopo la cancellazione del Festival Jazz dei giorni scorsi, una parziale retromarcia. Vediamo. Il jazz italiano per l'Aquila diventa jazz italiano per Amatrice, ma non abbandona il capoluogo abruzzese. Dopo la cancellazione di qualche giorno fa, che aveva sollevato non poche polemiche, è arrivato il dietro front. La manifestazione musicale si terrà ugualmente, ma in forma ridotta, domenica 4 settembre. La formula però non sarà più quella della maratona diffusa in centro storico. Ci sarà un unico concerto che si terrà a Collemaggio, sul prato antistante la Basilica. L'evento sarà il momento finale e culminante di una più ampia mobilitazione di solidarietà itinerante, pensata in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso, che animerà altre 20 piazze italiane. A Roma, data inizialmente esclusa per via del rischio di attentati terroristici, si suonerà, ma non in piazza ma al chiuso, nella Casa del Jazz. A seguito della decisione di annullare la maratona e delle polemiche che erano seguite all'annuncio, con gli organizzatori della Kermesse costretti a spiegare che l'ultima parola era stata del Comune dell'Aquila, il sindaco Massimo Cialente aveva sottolineato come si stesse decidendo insieme, perché il concerto era per Amatrice e non più per noi, e lo faremo al meglio, nella massima sicurezza, aveva promesso il primo cittadino del capoluogo. Nel comunicato stampa ufficiale, il comitato organizzatore precisa anche che dall'anno prossimo il jazz italiano per l'Aquila tornerà alla formula originale e che l'edizione persa quest'anno verrà recuperata nel 2018. Dal 1 al 3 settembre a Chieti le ACLI provinciali organizzano gli incontri di azione sociale, arte, cultura, musica, sport e incontri che hanno
come fulcro l'ex pescheria di Piazza Malta. Ascoltiamo Mimmo D'Alessio, presidente della ACLI Chieti. Dopo circa 30 anni torniamo alla città di Chieti per questa 3 giorni intensa, piena di incontri culturali, di conferenze, talk show, di spettacoli, iniziative sportive e artistiche. C'è una mostra di fotografia dedicata al volto del lavoro. E poi, per quanto riguarda gli spettacoli, abbiamo una serata dedicata a Renzo Arbore, quindi a tutto il repertorio di Renzo Arbore, ed un'altra dedicata ai cori folcloristici abruzzesi e anche da fuori regione, anzi da fuori nazione. Attività sportive come gara della ruzzola e come il funzional training. Gli aspetti più interessanti sono quelli legati alla convegnistica. Abbiamo un convegno Nuove strade per un nuovo mondo, al quale parteciperà il Presidente nazionale delle ACLI, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, la Senatrice Federica Chiavaroli, e Padre Emiliano Anterucci, che è un cappuccino da poco insegnato dal Santo Padre del ruolo del missionario della misericordia. Il giorno successivo abbiamo un altro convegno, Progettare il sociale e vivere la comunità, proprio un incontro dedicato proprio al nuovo modo di offrire la solidarietà e quali sono le istruzioni per l'uso per poterlo fare nel migliore dei modi. Il messaggio che vogliamo lanciare intanto è questo: c'è un mondo che sta cambiando, c'è un mondo che ci modifica la vita giorno per giorno, anche se a volte non ce ne accorgiamo. E allora come governare questo cambiamento? Cioè da protagonisti oppure subendolo semplicemente? Adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie A, dal Pescara, perché l'irregolarità del tesseramento di Antonino Ragusa, giocatore arrivato qualche giorno fa a Sassuolo, è entrato al 65esimo della gara di domenica sera contro i biancoazzurri, costa alla squadra di Eusebio Di Francesco la sconfitta per 3-0 combinata proprio dal giudice sportivo, e una vittoria di fatto per il Pescara, che sale a quota 4 punti in classifica, anche se gli emiliani annunciano battaglia legale. Una vittoria arrivata con un giorno e mezzo di ritardo, ma comunque ben accetta. Il Pescara, sconfitto al Mapei Stadium immeritatamente domenica sera, si prende subito la propria rivincita, a dir la verità, esclusivamente per demerito del Sassuolo. Il giudice sportivo Toselli infatti ha inflitto agli emiliani la sconfitta per 3-0 a tavolino per aver schierato al 65esimo Antonino Ragusa, ultimo arrivato in casa neroverde, il cui tesseramento però non è stato trasmesso alla Lega Calcio nei termini previsti dalla normativa federale. Tesseramento dunque irregolare, con l'ex biancazzurro che non figurava nell'elenco dei 25 giocatori su cui possono contare le squadre della massima serie. Per inserire il nuovo acquisto regolarmente tesserato, infatti, il club ha dovuto sostituire un giocatore precedentemente inserito. In questo caso, la norma da un anno prevede che il club invia alla Lega Calcio una PEC, posta elettronica certificata, con la notifica della sostituzione. Il Sassuolo sostiene di averla inviata, la Lega di non averla mai ricevuta. Dunque, vittoria e 3 punti che arrivano in un caldo martedì di fine estate e che lanciano il Pescara a ridosso delle primissime in classifica. Per quello che si era visto in campo, peraltro, i biancazzurri avrebbero meritato certamente qualcosa in più, e per il momento ci hanno pensato le norme federali a restituirglielo. Il Sassuolo però non ci sta e preannuncia battaglia attraverso il proprio legale, l'avvocato Mattia Grassani, che dice: la normativa è complessa ed è stata modificata anche di recente. La società ha immediatamente attivato ogni verifica tecnica per chiarire l'accaduto, auspicando di dimostrare in appello la correttezza del proprio operato. Intanto però i biancazzurri prendono il presente consegnato, proprio ironia della sorte, da uno dei tanti ex della serata di Reggio Emilia, una reggerezza che rischia di costare molto caro agli emiliani e che invece il Pescara saluta con piacere. Ora la palla passa agli avvocati, mentre il Delfino se ne sta comodo ad osservare, aspettando la gara interna con l'Inter del prossimo 11 settembre. E di questa vittoria a tavolino ha parlato questo pomeriggio l'esterno biancoazzurro Francesco Zampano, con la Serie A ferma adesso e con il Pescara che attende il prossimo 11 settembre la visita all'Adriatico dell'Inter. Ascoltiamo Zampano. Mi sono svegliato, mi sono arrivati i messaggi, poi ho visto su Sky i giornali che abbiamo vinto a tavolino 3-0 per la questione di Ragusa. Vabbè, siamo molto contenti, come penso tutti quanti, quindi anche se abbiamo perso sul campo contro Sassuolo, anche se era una partita che comunque poteva
portare a casa un punto, se non tre. Sono 4-5 gare le prime, poi molto difficili. Nessuno se la sarebbe aspettato neanche contro Napoli, quindi va bene così decisamente. Sono terzino, quindi la prima cosa che devo difendere, quindi comunque in questi anni sto lavorando col mister, ormai sono due anni e mezzo che sto lavorando col mister molto, molto bene, insieme anche a Luciano Zauri e al mister Donatelli, quindi la Serie A è un altro campionato rispetto a quello di Serie B, voglio proprio dimostrare che anche in fase difensiva sto migliorando, e anche perché quelle tra virgolette che mi manca, quindi ce la sto mettendo tutta per dimostrare che anche in questa categoria posso giocare le mie chance. A livello fisico, tattico, tecnico, cambia totalmente dalla Serie B. E noi stiamo cercando di farne parte, cerchiamo di raggiungere la salvezza il prima possibile. Manca un po' di concretezza, magari un po' lì davanti, se come al Sassuolo, se dopo 3 minuti facciamo un gol con Gianluca, magari poteva cambiare la partita. Abbiamo avuto tante occasioni di gol, da gol. Il Sassuolo, la prima mezz'ora l'abbiamo schiacciato nella metà campo, abbiamo fatto un grande calcio, abbiamo giocato un grande calcio e abbiamo visto che comunque in Serie A il primo tiro che subisce magari prende i gol, quindi dobbiamo cercare di migliorare sotto a livello magari di concretezza. Sempre a proposito del Pescara, domani sera si chiude il mercato e allora trattative in entrata e in uscita per i biancoazzurri. In uscita il centrocampista Ransford Selasi è molto vicino a scendere in Serie B per accasarsi a Novara, mentre nelle ultime ore si registrano colloqui riallacciati con l'entourage dell'attaccante ex Sampdoria e Catania Gonzalo Bergessio. C'è tempo fino a domani sera alle ore 23. Scendiamo in Lega Pro adesso con il Teramo reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata al Saleri di Lumezzane. Andiamo ad ascoltare uno dei pilastri della difesa biancorossa, Nabil Caidi. No, io voglio sperare che sia stata una, non so come spiegarla, se è una giornata no, perché comunque non, purtroppo è la prima, quindi non è che dici hai fatto 20 partite bene, poi questa è stata una giornata no, purtroppo era la prima e quindi è un po' strano steccare la prima, perché comunque prepari da un mese il campionato e quindi è proprio una cosa che non mi era mai capitata sinceramente. Però allo stesso tempo è la prima e appunto bisogna andare avanti e pensare subito a sabato, che c'è una partita veramente, veramente difficile, come lo sono tutte, perché abbiamo visto che anche il Lumezzane, nonostante secondo me non c'è superiore, però ci ha messo in difficoltà, ecco. Mentalmente abbiamo subito tanto, forse perché almeno io, ma penso anche tanti miei compagni, a fine primo tempo pensavano di poterla vincere e poi invece dopo ti ritrovi a essere in svantaggio. Quindi forse è stato quello, non so se è stato un pizzico di presunzione o non so che cosa, però ecco, a fine primo tempo il nostro pensiero era di vincerla e dopo ti sei ritrovato con una palla sporca, una mezza giocata loro, ti sei ritrovato in svantaggio e forse ci siamo un po' sciolti. Spero che non ricapiti, perché comunque dai, dobbiamo dimostrare di essere una squadra con dei valori soprattutto mentali e umani, perché comunque dopo poi gli errori si possono fare, però ecco, l'atteggiamento non deve mai essere quello sbagliato, che sabato ci sono stati degli atteggiamenti sbagliati da parte di tutti, quindi bisogna cancellare subito quei tipi di atteggiamenti, perché comunque il campionato è lungo, le partite sono lunghe, quindi non bisogna mai mollare la prima difficoltà, perché comunque una squadra, se molla la prima difficoltà, è un punto debole grandissimo, ecco, voglio dire, non bisogna mai arrendersi, ecco, dopo la prima difficoltà. Venerdì chiuderà anche i battenti, la campagna abbonamenti del Teramo. È possibile sottoscrivere
l'abbonamento unicamente presso la sede sociale di Via Oberdan, solo per i voucher, in particolare riservati ai non possessori di supporter card o tessera del tifoso, sarà possibile acquistarli presso Alma Sport e Caffè San Giorgio. Scendiamo in Serie D perché domenica c'è l'esordio casalingo dell'Aquila nel nuovo stadio di Acquasanta. La struttura nel 2009 aveva ospitato, pensate, una tendopoli. Giorgio Alessandri. Finisce un'odissea durata 30 anni. Domenica, salvo complicazioni dell'ultimo minuto, verrà inaugurato lo stadio di Acquasanta nella gara d'esordio dell'Aquila Calcio con il Monterosi. I problemi riguardo l'impianto sono stati infatti quasi tutti risolti con i collaudi che hanno dato esito positivo. Si aspettano ancora le autorizzazioni della Questura e della Prefettura, ma non dovrebbero esserci problemi alla luce degli scontri tecnici effettuati. L'impianto era stato intitolato al Gran Sasso d'Italia, come da delibera di giunta comunale del 2008, quando però era ancora destinato alla palla ovale, prima della svolta operata nel post-terremoto, quando si è deciso che lo stadio, senza barriere, sarebbe diventato la nuova casa dell'Aquila Calcio. Più complesso il nodo della gestione, che per il momento resta in capo al comune, anche se la società dell'Aquila Calcio si è fatta avanti nelle scorse settimane. Una vicenda che verosimilmente verrà risolta più in là a campionato già iniziato. Ciò che interessa a società, squadra e tifosi è che domenica si possa finalmente giocare in uno stadio atteso da troppo tempo e che nel post-terremoto ha ospitato persino una delle tante tendopoli che hanno dato rifugio agli sfollati dopo il 6 aprile 2009. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale TG6 che torna domani, puntuale alle ore 14. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte.